esce quella buona. Azzurra. Il personaggio è quello solito, perché voglio dire, è un gradito ritorno, mio personale. Lui è il prof, per me è il prof. Professor Benini, buongiorno. Ciao Cristian, ben ritrovato. Ben ritrovato anche a te, dietro uno sfondo importante. Importante nel senso che io allargo un po', ti taglio un po' la testa, 10 metri e il resto siamo alla Concertosa. Beh, poi ci sono anche 27, quindi... Sì, vabbè. È vero, perché c'è anche... ci mancherebbe altro, ma qua dovremmo sfondare il tetto, mi pare, sì. E andare oltre. Guardare sempre più in alto, un po' è il mantra del professor Benini, mental... Allora, dico tutto, psichiatra, mental... Cosa, come ti devo classificare oggi? Uno che si occupa di psicologia della prestazione umana, perché adesso il mental coach è un termine un po' inflazionato, non lo era 13 anni fa quando io, diciamo, l'ho preso per fare un sito. Eri un giovane, un giovane di speranza. Sì, sì, sì. E però poi ha sfondato tutto quanto, perché oggi, scusami se ritorno sul discorso del mental coach, si parla soprattutto di quello, cioè, dico un nome, Jacobs ha un problema di... che chiariamo con la mental coach. Topolino ha un problema con Minni, chiediamo il mental coach. Allora, è un tema molto delicato, ha toccato anche il nome di un atleta importante che meriterebbe una riflessione più approfondita. Però non c'entra nulla con noi di Swim Business, nel senso che... Non lo voglio trattare qui perché... diciamo le cose importanti ai competenti. Ah, sì, detto così. Partiamo allora dalla tua competenza, che è quella dell'acqua, del nuoto, nuotatori, tuffatori, anche sincro. Sincrone, che è un bel occuparsi, anche perché queste ragazze, insomma, oltre che belle e brave, danno risultati quasi inaspettati, no? E potenza anche del sapere dove si è, delle potenzialità che magari fino a qualche anno fa non si avevano. Di sicuro la consapevolezza, la maggior consapevolezza, la costruzione di un progetto sostenibile, quindi di fatto di obiettivi che possono essere raggiunti sulla base del punto in cui siamo e non dei sogni, contribuiscono ad aumentare il senso di autoefficacia degli atleti ed è uno step importante per la loro crescita. La butto un po' in caciara, perché chiacchiera dal bar, ma uno può dire siamo diventati un popolo di nuotatori santi, lo eravamo, insomma, navigatori pure, ma in qualche maniera ha anche influito un po' il cambio di passo di generazioni nuove, anche strutturate in modo diverso, perché adesso la butto lì, noi che, non so tu, io 173 centimetri, se decido di andare, sono magari un buon nuotatore, a fare una finale olimpica e vincerla, magari con la testa ci arrivo, e col resto un po' meno, insomma, influisce anche quello, no? Allora, lo sforzo, soprattutto anche il mio, diciamo, nei vari settori in cui lavoro, è lavorare molto anche con gli staff. Cioè, quindi, come ho detto prima, cioè, si arriva se si costruiscono dei progetti con degli obiettivi che siano raggiungibili e si aggiunge un po' alla volta. Nello sport, devo dire la verità, adesso si sta osservando di più il tentativo complessivo di tutte le sue componenti di acquisire questo tipo di mentalità. E lo sport chiaramente è un termometro importante, perché qui non si negozia nulla, ci sono le gare quel giorno, ci sono dei risultati da fare quel giorno, quindi non è che possiamo rinviare e procrastinare, quindi avere una mentalità, un approccio costruttivo, generativo da parte delle federazioni, da parte degli allenatori, ha poi una ricaduta importante nel mettere gli atleti nella miglior condizione per anche loro essere proattivi. Senti, a proposito di proattività, questo è un anno un po' particolare, cioè si conclude un 23 pregno di eventi e se ne apre contestualmente un altro subito dopo, il 24, che ha nell'elenco campionati europei, vabbè, di pallanuoto non si faranno in Israele, si faranno da altre parti, un mondiale a Doha in Qatar, impegnativo, lungo, e che viene, è la prima volta nella storia che due mondiali in lunga si avvicinano così, e poi ci sarà l'Olimpiade che poi è il sogno, l'obiettivo, dimmi tu cos'altro per un atleta, perché... Cioè... Allora, stiamo assistendo a un incremento enorme di eventi e questo io non entro nel merito di scelte, e poi sono scelte di natura politica, io mi occupo di altro. Per uno che come me si occupa di prestazione umana, con l'esperienza che io nel settore, è chiaro che questa ha delle implicazioni importanti, perché la pressione sugli atleti
aumenta enormemente, non solo nella maniera diretta per le tante gare che ci sono, ma quello che anche tutte le gare comportano, quindi i mass media, la distribuzione delle preparazioni e quant'altro. Quindi a maggior ragione qui servono figure competenti che cerchino di mettere gli atleti nella migliore condizione di autogestire le risorse che hanno, e questa è la sfida davvero importante. Poi personalmente penso che si debba trovare un equilibrio, che di competizioni ce ne siano fin troppe, allora è importante, essendo così tante e così ravvicinate, non puntare sempre su obiettivi di valore assoluto, ma puntare maggiormente ogni singolo atleta su prestazioni personali da realizzare in quel mondiale. Quindi selezionare in qualche maniera. Selezionare. E non turbarsi se magari il mondiale va un po' così, perché poi c'è sempre... O tu pensi che bisogna dare il massimo in tutti i punti? Bisogna dare il massimo sempre, tutti i giorni, in allenamento, in gara o in qualunque tipo di gara, anche quella di dietro casa. Quello che bisogna capire è che bisogna dare il massimo sempre di quello che si possiede in quel momento, non relativamente a un valore assoluto che può essere la vittoria, cioè andare a competere dandosi un valore e cercare di realizzare quel valore che penso di avere in quel momento. Allora dai mondiali esci deluso quando non c'è stata coerenza tra l'aspettativa o il sogno e il risultato raggiunto. Quindi sfatiamo un po' quel rumors di Bordovasca, riprendo un po' su Inbizzi, che dice gli allenatori dicono, i tecnici, i dirigenti, va bene, tanto gli altri si copriranno, non si faranno vedere, esploderanno proprio l'Olimpiade, come se fosse, insomma, l'unico modo per... Tu dici che è cambiato anche da quel punto di vista. Ma io non condivido il fatto che le Olimpiadi debbano essere viste come l'unico target a tutti i livelli. È pur vero che culturalmente, ma anche poi sulla misurazione del valore di una federazione, sulla distribuzione dei fondi, con l'Olimpiade ha un suo valore, quindi di questo bisogna rendersi conto. Quindi è ovvio che bisogna arrivare all'Olimpiade nella migliore condizione. È ovvio che abbiamo tutta questa sequenza di gare, ma farei questo discorso indipendentemente. Si va a fare una gara quando si va lì per dare il massimo di quello che abbiamo in quel momento, cioè se valgo l'80% di un mio valore assoluto, va bene, personale, io in quella gara quell'80% lo devo esprimere. Io credo che sia l'atteggiamento attraverso il quale noi creiamo un'attitudine mentale a dare il massimo, ma il massimo non lo devo valutare sulla base di un risultato finale assoluto alla classifica generale, lo devo valutare sulla base della mia percezione del mio valore del momento. Gli atleti che possono partire nel mondo andando lì dove matchano tra un obiettivo di valore assoluto e il loro valore, cioè valori per vincere, non è che sono 100, ce n'è qualcuno, ci può essere, non so, qualcuno nel nuoto, qualcuno nell'atletica, e qualcuno, cioè il favorito, quello che non si nasconde perché ha un background di risultati immenso, cioè non è che sono tantissimi. Gli altri devono imparare e acquisire una mentalità attraverso lo sport, è la consapevolezza e la gestione di se stessi, essere sempre al massimo di quello che possiede in quel momento lì, non mi stanco mai di dirlo a tutti. Senti, ti faccio una domanda da giornalista, un po' giocandoci sopra e passando alla parte coach del mental. Togliamo il mental, mettiamo il coach, perché tu potresti benissimo prendere un cronometro in mano, secondo me, e dare dei risultati. Questa è una mia considerazione. Su Thomas Ceccon, è giusto l'atteggiamento? È il modo giusto per diventare... È eccessivo quello che noi giornalisti, io giornalista, ho già, diciamo, elevato al Phelps all'italiana? Allora, ne parlavo proprio l'altro giorno con un amico comune. Io ho visto il ragazzo un paio di volte prima di Tokyo, quando ancora poi non era così esploso, quindi ho seguito un po' indirettamente anche la sua costruzione, diciamo, in un certo senso. Allora, io penso che all'interno di certe regole che riguardano i contenitori dove ti trovi,
non puoi venire in piscina stanotte alle 2, e ci vieni nell'orario in cui la piscina è aperta. Non puoi stare in una federazione violandone tutte le regole, diciamo, quindi ci sono, perché le regole che ci sono servono anche a efficientare l'organizzazione. Poi all'interno bisogna sempre capire che ogni atleta deve esprimere il massimo, ma lo deve anche fare nell'ambito della sua individualità. Quindi Thomas Ceccon, leggo, vedo, faccio, ha un certo tipo di atteggiamento, un certo tipo di modalità, va bene, è un atleta che si esprime a quel modo, lui deve sapere se quello è il miglior modo suo per esprimere quello che lui sta facendo di grande, perché ho visto anche nell'ultima Coppa del Mondo è andato forte, quindi cioè, voglio dire, lui si esprime in quel modo lì, quindi altri atleti, veniamo insomma, anche a Gregorio per dire che è un diverso, si esprimeva e si esprime in un'altra maniera, quindi l'individualità è una risorsa, ma tutto deve sempre essere gestito e gli atleti devono essere consapevoli della propria individualità per poi non sforare in eccessi che si ripercuoteranno inevitabilmente sulle loro prestazioni. Senti, e stare al paesello e stare fuori dai centri nevralgici, dalle grandi città che ti danno, anche dal punto di vista giornalistico, poi una grande, diciamo così, vetrina mediatica, ma magari un po' ti tirano fuori dal percorso iniziale che ti eri proposto. Allora, cioè la tua visione invece, questa da esperto, da ma ti riferisci a me? No, a te, no. Cioè, sto parlando di atleta. L'atleta che sta a casa con la nonna, con la minestrina, allora, e al passaggio. Allora, io credo che in linea teorica, no, sulla base di quella un po' la filosofia che guida il modo in cui io intervengo e i ragionamenti che porto avanti sia con gli staff e con gli atleti, cioè, l'ambiente circostante non dovrebbe influire, sono cosciente che è utopistico e che esiste. Funziona al paesello e funziona al grande centro, quindi dipende, vediamo degli atleti che per esempio hanno cambiato allenatore, secondo me c'è bisogno di stimoli nuovi, stimoli diversi, che possono incorrere in una carriera lunga e stressante come quella degli atleti, quindi non mi sento di dire che ci sia un settore che è più favorevole, magari si può nascere bene al paesello e poi aver bisogno di accedere a dei contenitori un po' più ricchi e più stimolanti, o talvolta potrebbe essere vero il contrario, ritrovare se stessi in una dimensione più piccola. L'importante è capire sempre che cosa ti serve per esprimerti al massimo. Senti, invece tratto il tema, diciamo così, dei conflitti di cuore, tanti atleti seguono invece vai dove ti porta il cuore, non per l'allenatore, ma magari cambiano realtà, allenamenti e anche allenatore l'ultimo anno perché hanno questioni di cuore aperte, insomma, voglio dire, siamo umani. Come bisogna gestirla? È vero sempre la teoria secondo la quale dietro un grande atleta, un grande uomo, c'è una grande donna, è il contrario? Ora io, diciamo, questi, senza fare nomi ovviamente. Questi, no, diciamo che questi motti così li trovo un po', diciamo, non mi appartengono un granché, potrei dire dietro una grande donna atleta c'è un grande uomo, cioè questi sono un po' i comuni che usiamo. Perché equilibra un po', no, il fatto di avere il tuo amore che ti aspetta, che magari io penso, io credo che per fornire prestazioni a tutti i livelli, quindi non necessariamente l'altissimo livello di cui mi occupo maggiormente io, ma io pongo la grande attenzione anche se mi parla un giovanissimo, io credo che, e parlo anche di persone normali, no? Uomini, donne normali che tutti i giorni vivono la loro come vita, noi, per esprimersi ad alto livello ed essere soddisfatti, va bene, bisogna fare quello che noi crediamo che sia utile per noi per quel fine. L'importante è non mentire, ok? Cioè l'importante è, ok, vai per una questione di cuore, hai là quello che ti garantisce uno standard di allenamenti efficaci, un impianto, questo e quest'altro, e mettendo sulla bilancia si può fare, cioè in sostanza gli atleti sono gli atleti, poi e questo su cui dobbiamo veramente lavorare molto, moltissimo, e poi devono avere infine la responsabilità di se stessi. No, perché leggo, sai, Conte dice il sesso va bene prima, durante e dopo le partite, le solite cose all'italiana, e invece io non vorrei prendere il calcio, no, di questo periodo poi assolutamente, con tanta simpatia nei confronti di certe cose, cioè francamente mi sembrano modi interpretativi
cioè ci sono stati atleti fortissimi che fumavano decine di sigarette al giorno. Beh, Phelps, ti ricordi la storia del bong? Poi non so, esatto, quindi io uscirei un po' da questi luoghi comuni, a volte anche di allenatori, diciamo, che devono essere protagonisti, ma non devono essere loro il centro della scena. Comunque, se vi viene voglia, come Phelps, di farvi un prosecchino prima di partire per l'allenamento, a caso chiamate il professor Benini e vi dà lui la soluzione alle cose, o quantomeno vi scarica la coscienza di cosa bene. Ma io penso che il problema sia sempre quello dell'autoconoscenza profonda, cioè quindi dell'autoconoscenza profonda e l'autogestione. Potremmo parlare dei prosecchini, potremmo parlare dell'uso dei telefonini, potremmo parlare della capacità che esprime l'allenamento. Cioè, questo fatto di dover ricondurre sempre tutto a regole strette, ferree, dove ognuno ha la ricetta universale, francamente non mi appartiene. La ricetta universale è mettersi nella condizione di esprimere il massimo potenziale che io ho in quel momento. Punto. Professore, abbiamo sforato tutti gli sforabili, ma è sempre un gran piacere. Come siamo andati? Spero bene, ho cercato di dare il massimo. Le domande andavano bene, erano tutto quello che dovevamo dire in modo simpatico. Devo fare un grande sforzo per cercare di essere chiaro, perché la materia è complessa. Ma sei chiarissimo, e quindi con te affronteremo questo fine anno e il prossimo con grande... A parte che non ti molliamo e promettiamo che saremo alle tue calcagna, sempre che tu abbia piacere di averci alle calcagna. Come no, sempre, per il prossimo anno olimpico. E come dire, forza nuoto, forza fin, forza sport, no? Assolutamente, penso che lo sport, sto scrivendo adesso il mio quarto libro. Lasci il titolo così andiamo subito a prenotare. Ma adesso non l'ho deciso, comunque un libro dove così dico al mondo, per quelli che lo leggeranno, diciamo che il modello sportivo, per una serie di implicazioni che ha all'interno, è un modello formativo molto importante per tutti, e per i giovani in particolare in questi momenti così difficili. Grazie, alla prossima con Swim Beats, è sempre un piacere. Ciao, grazie Cristian.